Cari amici, buonasera e benvenuti a questo ottavo appuntamento con il nostro teatro. Questa sera vi presentiamo una simpatica, briosa e attualissima commedia teatrale in due atti, La notte della Tosca di Roberta Scherli, nata a Milano ma residente a Roma, diplomata in scrittura drammaturgica alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Si occupa di scrittura dagli anni Ottanta e ha lavorato in ambito televisivo, cinematografico, editoriale. Tre infermiere ausiliarie di una casa di cura per lungo degenti sono licenziate da un momento all'altro. Precipitano alla prima nella disperazione e poi decidono di inscenare una protesta. Ma la crisi economica ha riempito il mondo di disperati, disperati come loro, e nessuno presterà loro attenzione. A suggerirgli come emerge dal mare dei disgraziati è Brigida, una paziente della casa di cura, una melomane innamorata particolarmente di Giacomo Puccini, ex sindacalista, che spiega alle tre come dovranno compiere un gesto eclatante, qualcosa di talmente grande che le porti in televisione e faccia conoscere a tutti la loro storia. E le tre infermiere lo faranno. È una commedia sulla crisi attuale. Pensate che lo spettacolo è stato scritto nel 2010. Per provare a riderne, ma anche a riflettere su una situazione che coinvolge sempre più persone e che però non deve fare mai smettere di sperare in un futuro migliore. Dedichiamo questo nostro spettacolo ai milioni di disoccupati, giovani e meno giovani, che oggi in Italia vivono in modo drammatico la mancanza di un posto di lavoro. A loro tutti auguriamo di cuore che questa nostra favola teatrale possa diventare per loro realtà. Il mio grazie di cuore va a coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo spettacolo: Ada Di Paola, Mimma Stramandino, Salvina Maio, Tiziana Dorisi, Nino Trapani, Maria Antonietta Liberti, Lina Losi, Luigi Russo per la scenografia, Vittorio Pacello per il montaggio delle scene, Carmelina Carofa e Rossa Lascoglio per il trucco, Pippa e Maria Rosa Bucca per l'audio e le luci. E a questo proposito vi chiedo un applauso augurale per Pippo Bucca, che oggi festeggia l'onomastico. Grazie. E un augurio le rivolgo a tutti Giuseppe e i papà qui presenti in sala. Ricordo, un grazie ancora di cuore va al padrone di casa per l'ospitalità e la pazienza. Grazie Don Luigi. Ricordo che lo spettacolo sarà ripetuto domenica 26 marzo alle ore 19, perché inizia l'ora regale. Ricordo ancora che il 2 e 9 aprile alle ore 19 la Savio Arte presenterà la commedia musicale Pretti Curvi. E dandovi appuntamento per il prossimo venerdì 28 aprile, 28, perché il prossimo spettacolo lo presenteremo il 28 aprile alle ore 20, vi prego di spegnere i cellulari e vi auguro buon divertimento. Grazie e buonasera.
buongiorno. 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 Accè! Salute! Hai preso freddo sul treno? Io vorrei sapere che malattia è. Perché è chiaro che sei malato se tieni l'aria condizionata a palla sul treno delle 5 del mattino. Ho capito che è luglio e fa caldo, ma che funzione ha avere 6 gradi alle 5 del mattino? A che serve? Ad averne 40 alle 2 del pomeriggio, quando l'aria condizionata non funziona perché l'hanno tenuta a palla alle 5 del mattino. Sì. Fanno sempre il contrario di quello che si deve. A casa mia sono 2 settimane che i lampioni della strada si accendono di giorno e si spengono di notte. Così se esci la sera dopo le 9 t'ammazzi. Forse dovevo farmi un tè. Te lo preparo. No, lascia stare. C'è pure che stanotte non ho dormito nemmeno mezzo minuto. Come mai? Non lo so. Ho il marito in cassa integrazione, 3 figli e una suocera a carico, un mutuo fino al 2036 e forse mi licenziano. Così non so perché non dormo. Ah, pensavo fosse successo qualcos'altro. Ancora no. Neanch'io ho chiuso occhio questa notte. Il cane si è mangiato un cocomero e ha avuto la diarrea tutta la notte. E come se non bastasse, ieri sera a casa mia è andata in onda la 1000ª puntata del dramma di Berlino. Cioè? La scuola di Costanza ha organizzato una gita di 4 giorni a Berlino. E lei mi sta facendo impazzire. Ieri notte è andata avanti fino a luna. E stamattina, alle 4:20, quando ha suonato la sveglia, era lì con gli occhi spalancati che mi supplicava. Ma dove li prendo 420 euro? Ma che mania che gli è venuta adesso di farli viaggiare sti ragazzini. Io in terza media sono andata in gita alla centrale del latte ed ero felice. Sono gli insegnanti che vogliono viaggiare, sì. E quella di Costanza mi ha detto: ma signora, 420 euro per 4 giorni a Berlino sono niente. E allora pagali di stronza. Costanza è buona, piangerà un po' e poi le passa. Speriamo, perché non la sopporto più. Io invece ieri sera ho avuto a cena mia cognata, che è molto peggio che non andare a Berlino e avere la diarrea tutta la notte. Ancora non è morta quella? No, purtroppo, non la reggo, con quella mania che lei fa sempre tutto meglio degli altri. E come tiene la casa lei, e come cura lei i figli, e come fa lei la parmigiana. Quelle così non muoiono, vanno uccise. Mia sorella è uguale. La signora, io so tutto, e tranne me nessuno capisce niente. Ci litigo da quando è nata. Specialmente quando entro in casa sua e mi guarda con quella faccia come dire: ti sei lavata? La conosco quella faccia. Quello che mi urta veramente è che a quella le va sempre tutto bene. Ha sposato uno pieno di soldi e fa la signora. Ha un appartamento che ci puoi giocare al pallone. La domestica, la villa al mare. Perché la domestica la tiene perché lei si stanca. E quindi, capisci? Certo! Invece io, che mi alzo tutte le mattine alle 4 per venire a pulire i vecchi, io no! Io sono un fiore! Che c'entra? Tu non lo fai mica per lavoro, tu è volontariato! Però! È vero! E lo scordo sempre! Eppure, arriverà il giorno del giudizio! Deve arrivare prima o poi! Ed io sono qua ad attenderlo. Ed io ho paura che il nostro stia per arrivare. Oddio, Ivana, che dici? Come lo sai? Non lo so, me lo sento. Ma perché hai parlato con qualcuno? No, ma ieri c'ero in via Vai in direzione e poi ho incontrato un russo che appena mi ha visto si è fermato come se volesse dirmi qualcosa. Poi ha cambiato idea e ha tirato dritto. Può capitare, forse ti voleva dire qualcosa del lavoro e ci ha ripensato. Sarà. Se succede oggi, io non posso dirlo a Mauro. Pensava di rientrare al lavoro, invece gli hanno prolungato la cassa integrazione di altri 3 mesi. Ma nemmeno io posso dirlo ad Andrea.
Oggi è il suo compleanno. Ah. Se glielo dico, quello muore. Almeno voi avete qualcuno a cui dirlo. Mm. Comunque, anche io ho visto Russo e mi è sembrato come al solito. Anzi, per la verità, mi ha persino sorriso. Ah. Allora ho ragione io. Oggi ci danno la lettera. Perché lavoro qui da 8 anni e Russo non ha mai sorriso a nessuno. Grazie se ti saluta. Se capita oggi, io mi ammazzo. E io ti vengo dietro. Ma secondo me non succede niente. Sono anni che va avanti questa storia e ancora siamo qui. Ma prima o poi dovrà finire. E io dico che non manca molto. Gira troppa gente. Operai, architetti, tizi che prendono misure. Quelli ci sono da mesi. Per ristrutturare devono pur prendere le misure che vanno così ad occhio. Ah, le misure di un campo da tennis? Per una casa di riposo per anziani. Madonna, non ci voglio pensare, se no mi sento male. Sì. Spero solo che il signore guardi giù per una volta. Il signore ha altro a cui pensare. Lo so, ma se ci dà una mano io non mi offendo. Non sono neppure le 6, non puoi tenere il volume così alto. Si sente, finestra? E ci sono anche gli altri. Quante volte te lo dobbiamo dire? E poi cambia almeno, sempre con quest'opera. Questi che urlano e non si capisce niente di quello che dicono. Queste storie tristi. Uno è gobbo, l'altra ha la dissi, la giapponese si sventra. E per forza sei depressa, Brigida. Andatevene! Oh, ci siamo svegliati di buon umore. Oh. Iniziamo bene la giornata. È una bellissima giornata di sole. E chi se ne frega? Che hai dormito, Brigidina? Com'è andata la notte? Di merda. Benissimo, anche le nostre. Quindi stiamo calmi e sereni, che la giornata è appena iniziata. E ancora abbiamo tante ore davanti. Stamattina dobbiamo fare il bagno, ecco. Perché forse passano i professori a visitarti. Sì. Io non faccio niente, non voglio vedere nessuno. Perché? Non vuoi essere bella? Ma lei è già bella. Ah. Forza Brigida, vieni che ti aiuto. Non mi toccare. Oh, ma è proprio una giornataccia. Che c'è Brigida? Non hai dormito stanotte? Non ho mai dormito la notte. Voglio morire! Oh, non dire sciocchezze ora! E piuttosto fatti aiutare, così puoi fare colazione e poi andiamo in giardino per un giro, dai! Io non voglio mangiare e non voglio andare da nessuna parte! Brigida, tu non puoi fare così però! 6 mattine su 7 ti svegli incazzata! Ma perché sei sempre così arrabbiata? Tu pisciati addosso e poi lo capisci! È colpa tua! Ecco. Perché non chiami quando hai bisogno, non vuoi la padella, non vuoi mettere il pannolone. Di notte li devi portare senza fare tante storie, forza! Dai. È una scocciatura, lo so, però si sopporta, si fa perché così è la vita, cara Brigida. Giusto. Chi fai la filosofa? Dispensi perle di saggezza? Ma vaffanculo! Ma senti questo! Basta ora, Brigida, che qui di tutto abbiamo voglia, ecco. Tranne che dei tuoi capricci. Già ci sono i nostri figli a casa che li fanno. Bastano e avanzano, forza! Tieni giù le mani! Dai, Brigidina, su! Non mi chiamare Brigidina! E non trattarmi come una deficiente! Ma chi ti conosce? Chi sei?
Come ti permetti di chiamarmi Brigidina? Non mi chiamerai mai più Brigidina, hai capito? No, calma, calma, ci mettiamo due minuti. Sì. Poi sarai bella e pulita e puoi fare colazione. Avanti. Dai, dai, dai. Non mi interessa, non voglio sapere. Mi ferma il braccio. È una parola. Ti ho detto non mi toccare. Eva, sei impazzita. Se me lo rifai un'altra volta ti ammazzo. Mi fai un piacere, così mi sbrigo prima. Che hai fatto, Brigida? A Ivana, poi, che ti tratta come una madre. Non mi parlate. Fate quello che dovete fare e non mi parlate. E a te cosa importa? Ormai ti conosco, Ivana, e mi sono accorta che da un certo periodo sei sempre così buia, triste. Non dovresti. Sei così bella, Ivana, dovresti essere più serena. Che fai la filosofa? Dispensi perle di saggezza? Ma vaffanculo! Tu le hai prese. Io lo so. Le conosco quelle che le prendono, perché mia madre era così. Mio padre non sapeva parlare e alzava le mani e le dava a tutti, a me, ai miei fratelli, a mia madre. Gliene ha date così tante, poverina, che l'ha mandata sottoterra a 46 anni. Mica ci stai ancora insieme? Non ne voglio parlare. Scusa, quanti anni hanno i tuoi figli? 17 il maschio e 14 la femmina. E il padre? Non ce l'hanno più. Adesso meno un'altra, a Pordenone. A Pordenone? In Friuli? Allora gli va male. Le friulane sono montanare, quelle lo sfondano. E io che sono romana l'ho sfondato lo stesso. Ci ho messo 10 anni, ma alla fine ci sono riuscita. Una sera, mentre stavo tagliando il pane, e lui mi ha dato uno schiaffo perché non avevo chiamato l'idraulico. Avevo il coltello in mano. E di colpo ho pensato che fra il pane e la testa di quel porco non c'era nessuna differenza. Così gli ho messo il coltello al collo. E l'indomani è partito per Pordenone. Hai fatto bene. Certo che ho fatto bene. Ivana! Che c'è? Avevi ragione tu. È arrivato oggi. Ci hanno licenziato. Ah. Ve lo avevo detto. Lo sapevo! Finalmente una buona notizia. E ora andiamo tutti in malora. E adesso cosa facciamo? Niente, che cosa vuoi fare? Siete fregate! È finita, adesso è finita veramente! Chiusa, archiviata, sepolta! Ma non può essere così! Dopo 8 anni mandate via con 2 righe e lasciate in portineria! Che mondo è? Di merda! Un mondo di merda, ragazza! 8 anni da precaria, non ci hanno mai assunte, non poteva che finire così! Io non posso perdere questo lavoro! Ma sapete che vi dico? Io me ne frego se chiudete. Tanto ormai non mi manca molto. Qual
qualche mese e muoio. Non lo posso perdere! Come campiamo adesso? Cosa facciamo? Ma dovete ringraziare il cielo che è andato avanti fino adesso. Sono anni che rubate lo stipendio. Io non ho mai rubato niente a nessuno. Mi alzo tutte le mattine alle 4 per essere qua alle 6. Non ho mai rubato niente in vita mia. Brigida, chiudi quella bocca. Ma davvero pensavate che potesse andare avanti così? Questo posto cade a pezzi. Non c'è più nessuno. Un'intera casa di riposo per 4 ricoverati. Dico, ma da quale mondo arrivate? Io sono incinta! Ma brava, bene, sì. E sì, continuate così. Fate figli, procreate, moltiplicatevi come i conigli. Senza pensare che a questo mondo non c'è più niente. Non c'è futuro, non c'è lavoro, non c'è pensione. Non c'è niente di niente. Vittime della sottocultura, dicono. No, no, vittime della stupidità. È la stupidità che frega la massa. La massa è limitata, stupida. La massa è stronza. Brigida, chiudi quella bocca maledetta. Sì, sì, parlo perché voi non volete sentire la verità. Ha ragione. Sono una stupida. Sono stata senza figli fino adesso. Cosa mi è venuto in mente di farne uno proprio ora? Non lo so perché l'ho fatto. Andrea ci teneva tanto e io mi sono fatta convincere. Ma lo sapevo che era sbagliato, lo sapevo! Madonna mia! È colpa vostra che credete ancora nelle favole. Ma dico io, testoline piene di segatura. Come avete potuto pensare che stessero facendo i lavori per ristrutturare l'emerita Villa Delia? Casa di riposo per rincoglioniti. Brigida, lasciaci stare. Sono anni che ci vogliono fare un albergo. Per questo l'hanno mandata in malora. Con la scusa che non gli arrivavano i finanziamenti, l'hanno svuotata piano piano di tutto il personale, di tutti i degenti. Ora la chiudono e ci fanno un albergo a 5 stelle. Ma porca di quella zoccola! Sono mesi che scavano per fare la piscina. Pensavate che fosse per voi? Ma Russo ce l'aveva assicurato. Ci aveva giurato che non era vero il discorso dell'albergo. Ce l'ha detto milioni di volte. Buono quello. Non ci possono mandare via così. Qualcosa la dobbiamo fare. Io tutto quello che potevo l'ho fatto. Sono andata anche al sindacato. Ah, il sindacato. Bello quello. Ho parlato pure con un avvocato e me l'ha detto chiaro e tondo. Con i contratti a tempo determinato non c'è niente da fare. Non te lo rinnovano e sono nel giusto. Io li ammazzo, uno per uno. Ecco, questo mi piace. Li ammazzo tutti. Russo, Ferri, l'architetto che viene qua per vedere dove sistemare il campo da tennis. Li ammazzo tutti, poi me ne vado in galera, ma ci vado contenta. E se proviamo a parlare con le altre, magari se facciamo gruppo qualcosa la otteniamo. Le altre chi? Siamo rimaste solo noi tre e le due che fanno la notte. Ma Franca è già in pensione e teneva questo lavoro solo per arrotondare. E Sandra ne ha un altro di mattina, quindi per lei non è un problema. Siamo sole. Come cani. E se proviamo a parlare a Russo? È una persona fredda, lo so, ma in fondo è una persona per bene. Sì, è talmente per bene che vi ha appena inchiappettato. Va bene, chiudono Villa Delia e ci fanno un albergo, ma anche lì avranno bisogno di personale. Noi non siamo specializzati, svuotiamo padelle e rifacciamo i letti. Ma anche in un albergo si rifanno i letti. Non ci prenderà mai. Se Russo avesse avuto intenzione di assumerci, ci avrebbe detto la verità. Ma anche Russo ha dei figli. Sì, ma non sono i vostri e quindi non gliene può fregare di meno. Comunque ragazze, avete tutta la mia solidarietà, però io adesso dovrei andare al cesso, chi mi porta? Ma che razza di persona sei tu? Non vedi che siamo disperate? Ce l'hai una coscienza? La coscienza? Cos'è? Una cosa che si mangia? Spero tanto che ti mandino in un posto in culo al mondo, Brigida! Uno di quei posti dove puoi straparlare finché vuoi, perché nessuno ti dà ascolto, mentre le tue mutande...
ti s'infracidano di piscio perché non c'è nessuno che ti porta al bagno. Io me ne vado. No, Ivana, aspetta, parliamo un momento. E di cosa? Non so, pensiamo a qualcosa. Ivana, ti prego. Non c'è più niente da fare, proprio niente. Vi dovete incazzare. Brigida, lasciaci in pace. Vi dovete incazzare come non vi siete mai incazzate in vita vostra. Dovete fare un casino tale che tutti si dovranno accorgere di voi. Ma che dici, vecchia scema? Dico che avete perso e non otterrete niente. Ma almeno ci dovete provare. Ma che ne sai tu? Ragazza, io mi chiamo Brigida Battaglia. Ho lavorato 40 anni alle industrie tessili e 35 come delegata sindacale. Io ho conosciuto persone che voi non avete neanche l'idea di chi siano, che hanno fatto la storia del sindacato e di questo paese. Quando sono nata io non ho vagito, io ho urlato viva la CGIL! E se mi fai girare le palle, ti recito a memoria tutto lo statuto dei lavoratori. Perciò, quando parli con me di queste cose, non mi dire mai tu che ne sai. Chiaro? Eri una sindacalista. Delegata aziendale CGIL, tessera 6233. È cosa ben diversa, ragazza, infinitamente superiore al sindacalista. Perché il delegato vive con la base, fianco a fianco ai lavoratori. Vale a dire, con le mani nella merda. Ed è solo con le mani sporche che fai la vera lotta. Tutto il resto è politica. Brigida, che dobbiamo fare? Te l'ho detto, dovete fare un casino. Brigida, perché non ti prendi una pastiglia e ti metti a letto? Tu pensi che saranno dei bei denti anche per te, ma chissà dove ti manderanno. Lasciala parlare e forse sa quello che dice. Cosa intendi per casino? Spiegati. Siete tre donne, una col marito in cassa integrazione, una che cresce due figli da sola e una incinta. Se fate casino, avete il mondo dalla vostra parte. Ma bisogna che il mondo lo sappia. E perciò deve essere un casino cosmico, planetario, apocalittico. E il casino cosmico oggi passa per forza da una porta sola. Cioè? La televisione. Dobbiamo andare in televisione? No, non siete voi che dovete andare in televisione. È la televisione che deve venire da voi. Oh, io me ne vado. Ivana, aspetta, sentiamo che cosa vuol dire. Ho già dato tutto quello che avevo per oggi. Sto abbastanza male di mio che ascoltare ancora questa vecchia pazza. E fai male. Ma che ne sai tu? Che ne sai tu di cosa devo fare io? Tu che te ne stai qua nel tuo letto, servita e riverita, con la pensione che ti arriva puntualmente ogni mese e che non sai nemmeno come spendere. Te ne sai tu di come mi sento io? Lo so benissimo come ti senti. Non sai quanta ne ho vista di gente come te nella mia vita. La mia vita vera, quella precedente, non questo strazio. I pensieri, le preoccupazioni, le paure che di notte vengono a letto con te e non ti fanno dormire. Li conosco come le mie tasche, amore. Io voglio sapere che cos'è questa storia della televisione. Ormai passa tutto da lì. Se volete riavere un lavoro, bisogna che andate in televisione e raccontate la vostra storia. Se ci riuscite, è altissima la probabilità che il russo vi riassuma. E se non lo fa lui, che lo faccia la prima persona per bene che vi ascolta. Forse ce n'è ancora qualcuna. Ha ragione. Anna, pure tu. Ci dobbiamo provare. Io lo devo fare. Mauro prende 420 euro di cassa integrazione e mia suocera 270 di invalidità. E tu sei sola con due figli. Le nostre famiglie li reggiamo io e te, Ivana. Se restiamo senza lavoro, cadono, vanno a fondo e nessuno più li rialza. E io chi sono, Carolina di Monaco? Pensi che io ce l'abbia i soldi per campare? Perché mi tieni fuori? No.
Non ti ho tenuta fuori, volevo dire solamente... Secondo te io ho fatto un viaggio negli ultimi 10 anni? Ah, posso comprare un regalo a mio fratello che si sposa? No che non posso, io sto come voi, anzi peggio di voi, hai capito, stronza? Linda, scusami, perdonami, non volevo. Guarda come ci hanno ridotte. E tutto per cosa? Avessimo chiesto di fare le impiegate, le ragioniere, le dottoresse. No, vogliamo solo svuotare padelle. Ecco, brava, attaccate col De Profundis adesso. Struggetevi, laceratevi l'anima per le sventure che vi perseguitano. Fate il gioco del padrone. Il popolo da secoli ripete, povero me, povero me. È così che il popolo lo fottono. Bene, ma come ci andiamo in televisione? Prego. Ho detto, come facciamo ad andare in televisione? Io che ne so, bisogna pensarci, ci vuole un'idea. E non vengono mica così le idee, ormai siete in troppi. Milioni di disgraziati che sbraitano per riavere un lavoro. E vi confondete, vi annullate a vicenda. Per emergere ci vuole un gesto eclatante, qualcosa di unico, potente, talmente grande che attiri l'attenzione dei media e faccia convergere su di voi lo sguardo di tutti. Tipo una manifestazione? In tre non è una manifestazione, è un funerale, è anche sfigato. Mio marito con i suoi colleghi, quando li hanno messi in cassa integrazione, si sono incatenati al cancello della ditta. Troppo poco. E qui oltretutto non c'è più nemmeno il cancello. Ah. I professori precari della scuola di mio figlio sono stati 3 giorni sul tetto dell'istituto per farsi riconfermare. Poco, poco. Ormai sui tetti ci vanno tutti. E ci sono degli immigrati che non so da quanti giorni si sono barricati su una gru nel cantiere che li ha licenziati. Ah, ecco, vedi, questa è una buona idea. Tutto sta a trovare la gru. Tu ce l'hai una? Brigida, stiamo cercando di capire. Vedi di essere un pochettino più gentile. Sentite, io penso meglio con la musica. Quindi, via, andatevene a piangere da un'altra parte e lasciatemi sola. Ragazze, quella di salire su un tetto è un'ottima idea. È anche simbolica, perché identifica il sollevamento delle masse, l'urgenza di un innalzamento dello stato Brigida. Sociale. Su un tetto vi vedono tutti, ma non può essere un tetto qualsiasi. Ci vuole un tetto importante, un tetto che conoscono tutti. Un tetto che vi faccia andare dritta in televisione. E io quel tetto l'ho trovato. Vogliamo ordinare un cappuccino nel frattempo? La terrazza di Castel Sant'Angelo. Non sono un genio. No, tu sei scema. La terrazza di Castel Sant'Angelo la conosce il mondo intero. Se voi vi barricate lassù, io vi garantisco che vi vengono a riprendere anche dal Congo. Scusa, e allora meglio San Pietro? No, a San Pietro non ci riuscite, ma a Castel Sant'Angelo sì, perché i controlli sono meno serrati. Verso le 7 di sera i custodi salgono per fare scendere i turisti.
barrano le porte e sulla terrazza resta solo l'angelo. E noi come facciamo a non scendere con gli altri? Sulla terrazza ci sono due porte, una di accesso e una d'uscita. Quando i custodi salgono per fare scendere tutti, voi vi mettete in coda dietro a tutti. E quando è il vostro turno, zap, sbarrate le porte dall'interno, i custodi non se l'aspettano e non avranno il tempo di reagire. Ma perché proprio Castel Sant'Angelo? Come ti è venuta in mente? Per la Tosca. Era una tua collega del sindacato? La Tosca è un'opera lirica. L'opera più bella di Puccini, con una storia d'amore e di ribellione, di lotta e di libertà. Per questo è doppiamente giusto scegliere Castel Sant'Angelo. È una storia che si svolge nell'estate del 1800, quando Roma era invasa dai francesi. Roma era invasa dai francesi? Sì, a quel tempo Castel Sant'Angelo era una prigione. Castel Sant'Angelo era una prigione? Esatto, il Papa era stato cacciato dalle truppe liberate. Il Papa era stato cacciato? Senti, mi fai finire! Brigida, fai un riassunto della storia. Che meglio. E va bene, è la storia di un pittore, Cavaradossi, che per aiutare un amico rifugiato politico finisce nelle celle di Castel Sant'Angelo e verrà fucilato. La sua donna Tosca è una cantante famosa e lo ama alla follia e per salvarlo decide di andare a letto col capo della polizia, il perfido Scarpia, un verme schifoso, un porco della peggiore specie. E Tosca odia Scarpia, ma accetta di concedersi a lui per salvare Mario. Mario chi? Cadossi. Cavaradossi. Ah, quello. Se gli cambi nome, io non capisco. Io non gli ho cambiato niente. Cavaradossi si chiama Mario. Quindi? Ci siamo. E quindi allora Scarpia ha promesso a Tosca che firmerà un salvacondotto con cui lei e Cavaradossi Mario, ecco, potranno lasciare Roma indisturbati. Prima però lei deve concedersi a lui. Bastardo. E lui però non può liberare così Cavaradossi come se niente fosse. Deve salvare le apparenze. Allora escogita un piano. La fucilazione ci sarà, ma sarà a salve. Sembra un film. Tosca però non ce la fa a concedersi a lui. Ci prova, ma non ce la fa. E quando lui la stringe a sé, lei prende un tagliacarta e lo pugnala alla schiena. Ha fatto bene. Allora Scarpia, ferito, sanguinante, grida: maledetta! E lei: questo è il bacio di Tosca. Lui: aiuto, soffoco, muoio! E lei: muori, dannato, muori, muori! Oh, non finisce mai questo del romanzo. Ho finito. Allora Scarpia è morto e Tosca prende il salvacondotto e va sulla terrazza di Castel Sant'Angelo, dove deve avvenire la fucilazione, e racconta tutto a Cavaradossi, che tutto quello che è successo e che la fucilazione sarà finta, lui dovrà solo fingere di morire. E quando i soldati fanno fuoco e Cavaradossi cade a terra, Tosca pensa quanto è bravo il suo Mario a fingersi morto, ma quando si avvicina a lui si accorge che Cavaradossi non stava fingendo, era morto davvero. La fucilazione era stata reale perché Scarpia l'aveva ingannata. Che pezzo di merda! E Tosca non regge al dolore e quando i soldati ritornano per arrestarla, lei sale sul parapetto e senza esitare si butta giù. Oddio! Datemi retta, ragazze, la terrazza di Castel Sant'Angelo è la scelta giusta. Voi barricatevi lassù e vi garantisco che vi vengono a riprendere anche dal Congo. Buonasera, apriamo il telegiornale con la notizia che qualcosa di molto grave sta succedendo a Roma. Un gruppo di persone, di cui al momento si ignora l'identità, si è impadronito della terrazza di Castel Sant'Angelo eludendo la sorveglianza.
L'allarme è scattato immediato e a livello massimo, perché come tutti sanno Castel Sant'Angelo si trova a pochi passi dalla Basilica di San Pietro e dalla residenza del Pontefice, dove, e questa è davvero una preoccupante coincidenza, proprio in questo momento sta per cominciare la cena offerta dal Papa al Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che è a Roma in visita ufficiale. Ma andiamo subito a vedere la situazione con la nostra inviata. D'accordo, lo so che l'ho detto io, ma adesso non ce la faccio, sto troppo male, ho paura. Adesso è tardi. Non è tardi, andiamo giù e diciamo la verità, che eravamo disperate, che è stato un colpo di testa, lo capiranno e non ci faranno niente. Non possiamo. Sì che possiamo, Ivana, ti prego. Noi non le sappiamo fare queste cose. A casa ci sono i bambini. A quest'ora devono mangiare. Ci staranno guardando in televisione. Gli verrà un colpo. Ma è per i tuoi bambini che l'hai fatto. E invece no. È per te che l'ho fatto. Perché mi hai riempito la testa delle tue stronzate. E adesso mi dici come faccio ad uscire fuori da questo casino. Mi devi tirare fuori tu. Se no io... ti ammazzo! Anna, basta, Anna! Calma, Anna, calma, di non fare così! Non possiamo più tornare indietro! Non si può più tornare indietro! Adesso che ci siamo calmati, possiamo cercare di tenere a bada gli uteri e procedere. Credo di capire perché si è scatenato tutto questo. E non ci avevo pensato, ma in effetti stasera in Vaticano c'è una cena tra il Papa e il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Non ci avevi pensato! Ivana, non fare così! Non può mica pensare a tutto, no? Vaffanculo, Brigida! Quei minchioni ci hanno preso per terroristi! Madonna! Voglio morire! Ah, non fate tragedie, però! Io voglio andare a casa! A quest'ora guardo un po' star sole! Fantastico! Anna, non possiamo! Ormai ce ne siamo dentro e ci dobbiamo restare! Oh. Non serve a niente piangere! Ben detto! E ora che si fa? Ora si fa l'intervista! Quale intervista? Amore, ti spiego il principio fondamentale dell'occupazione. Se uno protesta per qualcosa, bisogna che dica perché sta protestando. Perché se uno protesta e non dice perché sta protestando, è un cacchio e tutt'uno, mi spiego? Giusto. E quindi adesso una di voi ora chiama l'ANSA e spiega quello che sta succedendo. Io no! Ah, io nemmeno, non sono capace. No. Figurati! Io vado nel panico, anche quando al supermercato mi fermano quelli dei sondaggi per chiedermi se mi piace lo yogurt. Neanch'io me la sento. Va bene, allora abbiamo scherzato e ce ne torniamo a casa. Ma non c'è un altro modo. E la lotta, bellezza, non sei mica un barbecue. Ivana, lo devi fare tu. Tu sei l'unica che può farlo. Lo penso anch'io.
va bene, cosa devo fare? Tieni, il numero è già impostato. Devi solo chiamare e spiegare le vostre ragioni. Ho capito. Precisa che non scenderete da qui finché il russo o chi per lui non vi avrà ridato un lavoro. Va bene. Parla con calma, non farfugliare. Ricordati che siete dalla parte del giusto. Certo. Non è difficile. L'importante è che tu sia serena, sicura di te. Sì, ho capito. Devi parlare. Porca zozza! Falla telefonare e basta! Calmati, calmati! Pronto? Aspettiamo che arrivino quelli della questura. Madonna! Ma ci metteranno molto. Stanno cercando di capire chi siete e come comportarsi. Date retta a me. Prima di un paio d'ore non succede niente. Prima di un paio d'ore, vero? Per la miseria, Brigida, non ne azzecchi una. Sono il vice questore vicario dei detenuti. Mi sentite? Ivana Massucci, Anna Colaianni e Linda Bach. Sono questi i nomi delle tre donne che dalle 19 di questa sera sono salite sulla terrazza di Castel Sant'Angelo occupandola. E quindi rientrato l'allarme terrorismo, perché si tratta di tre infermiere di una casa di riposo della capitale. C'è comunque un dato inquietante. Le tre donne non sono sole. Con loro c'è un'anziana degente della casa di riposo e purtroppo si teme che la donna sia stata presa in ostaggio. Non è un ostaggio! Oddio! Brigida, diglielo tu! Non lo so. Forse dovremmo sfruttare l'equivoco. Ma cosa vuoi sfruttare, deficiente? Digli subito che ci sei venuta per conto tuo! Ecco. E vabbè, prima però faccio una telefonata. Adesso! Chiamo Lanza, genio, così sentono quello che dico. Scusa! Lasciala fare! Ho chiesto scusa! Sono la donna che è sulla terrazza di Castel Sant'Angelo con le tre infermiere. Mi chiamo Brigida Battaglia e sono una ricoverata della clinica Villa Delia. Conosco queste donne da 6 anni. 6 anni in cui mi hanno pulita, lavata, curata, come più di una madre. E lo hanno fatto con me, come lo hanno fatto con tutti gli altri degenti finché ci sono stati. No, non sono loro che mi hanno costretto a salire su questa terrazza. Al contrario, sono stata io che dopo aver visto la disperazione per aver perso il posto di lavoro con cui mantengono le loro famiglie, che le ho convinte a salire qui, a fare un gesto eclatante che mostrasse a tutto il paese a che punto si può arrivare per non morire di fame. Non c'è nessun ostaggio. Al contrario, ci sono l'affetto, la solidarietà di una povera vecchia per tre madri che lottano per i loro figli. Tutto il paese glielo deve. Tutto il paese dovrebbe schierarsi dalla loro parte, ribellarsi di fronte a questa indegna, intollerabile macelleria sociale. Sono le 11:15. Mi dispiace, non volevo dire quello che ho detto, ma ho paura. Tranquilla, è tutto a posto. No, non mi dire che è tutto a posto. Ho detto che mi dispiace ed è vero.
ma abbiamo occupato Castel Sant'Angelo e siamo circondate dalla polizia, perciò non mi dire che è tutto a posto. Sì, ma io ho fame. Mi viene sempre fame quando sono nervosa. Ne vuoi? No, per carità di Dio. Tu? No, no, grazie. Tu, Brigida? Che roba è? Barrette dietetiche. Non c'è niente di meglio. Oh, ti faccio una matriciana se vuoi. Ma porca trombetta, come si fa ad occupare Castel Sant'Angelo con le barrette dietetiche? Non dovresti mangiare quelle cose adesso che sei incinta. Ho paura di ingrassare. Si ingrassa quando si fanno i figli. È così e non c'è niente di male. Con tutto questo macello non abbiamo neanche avuto il tempo di parlarne. Ma di quanto sei? Ho appena passato i 3 mesi. Per questo non vi ho detto niente, perché aspettavo che fosse tutto a posto. E lo è. La ginecologa dice di sì. Dice che l'unico pensiero che devo avere è quello di cercargli un bel nome. Ce ne sono tanti. Se è maschio, lo chiameremo Andrea. Ma se è una femmina, vorrei qualcosa di speciale, di diverso. Un nome che mi fa impazzire è Zara, come Zara Phillips, la figlia di Anna d'Inghilterra. Voli basso, tu. Il nome è una cosa importante e te lo porti dietro per tutta la vita. Va scelto con cura. È vero. Il nome di un figlio deve dire qualcosa a te e all'uomo con cui l'hai fatto. Il mio Stefano si chiama così perché era il nome del padre di Mauro. Roberto, invece, era il nome di mio fratello, che purtroppo se n'è andato troppo presto. E la femmina, che sicuramente era l'ultima, l'abbiamo chiamata Serena, perché doveva esserlo Serena per tutta la vita. A me piacevano i nomi romani. Così, quando ho scoperto di essere incinta, mi sono andata a leggere un sacco di libri. Ed è proprio lì che ho trovato tutte e 2 volte quello che cercavo. Costanza era un'imperatrice. Sì. E Valerio vuol dire sano, forte. Siccome prima di lui ne avevo perso uno, ho pensato che fosse di buon augurio. Finalmente ho capito perché i miei figli mi odiano. Li ho chiamati tutti e 4 con nomi d'opera. Fidelio, Ernani, Aida e Rigoletto. Hai 4 figli? C'era pure una Carmen, ma la gravidanza non è andata a buon fine. Come mai non li abbiamo mai visti? Non sono mai venuti a trovarci. Te l'ho detto, mi odiano. Mi dispiace. Anche a me, ma non ci posso fare niente. Devi averne fatte tante per farti odiare. Diciamo che non sono una personcina facile. Ma va? Va bene, fra genitori e figli ci sono sempre dei contrasti. Se si vuole si supera. Ah, no, no, ti posso garantire che i miei mi odiano proprio e non vedono l'ora che muoia. E fra poco saranno accontentati. Sono il vicequestore vicario Dio ti aiuti. Mi sentite? Ma questo non sa bussare in un modo più civile. Signore, vorrei che ascoltaste attentamente quello che ho da dire. Capiamo il vostro problema e vi assicuro che me ne sto occupando personalmente. Ho convocato in questura il dottor Russo, che si è dichiarato disposto a collaborare. Ma a quanto sostiene, la casa di riposo Villa Delia chiude. Certo che chiude, razza di idioti! Questo lo sapevamo pure noi. E ci fanno un albergo e Russo ne è il proprietario. Chiedetegli un po' se è vero. Questo lo verificheremo. Ad ogni modo è mio dovere comunicare alle signore che non si sono messe in una bella situazione. Quello che stanno facendo è qualcosa di molto grave. Che fai, minacci? Brigida, finiscila! Ci sta minacciando! Occupare un luogo pubblico è un'azione perseguibile penalmente. Hai detto già un'altra stronzata, caro il mio vicequestore! Brigida! Li conosco come le mie tasche e fanno sempre così. Cercano di metterti paura così cedi. Sì. Ma qui cascate male teste di legno! Ivana, ti prego! Sta dando della testa di legno ad un vicequestore! Non si può! L'occupazione di un edificio pubblico è un atto abusivo e illegittimo. È una violazione del disposto articolo 633 del codice penale
che prevede anche la reclusione. Ah, e l'articolo che dice che l'Italia è una repubblica democratica basata sul lavoro? Non lo conosci? È il primo articolo della Costituzione! Basta, Brigida, togliti! Oh! Signor vicequestore, sono Ivana Massucci, mi sente? Sì, la sento. Mi ascolti bene. Lo sappiamo che quello che stiamo facendo è una cosa grave. Non c'è bisogno che venga lei a dircelo. Ma io e le mie colleghe lo abbiamo fatto perché siamo state costrette. E quando uno è costretto, è costretto. Lo capisce? Sì, lo capisco. Quindi è inutile che lei torni qui a parlare. Non è più tempo di parole. Non si fa niente con le parole. Non se ne può più di parole. Noi vogliamo un lavoro e lei deve fare modo per farcelo avere. Torni qua quando avrà un lavoro. Un lavoro qualsiasi, ma che sia un lavoro. Brava ragazza, mi sei piaciuta. Sì, sì, brava, brava Ivana. Sì, sì, brava, brava, un corno. E perché dovrebbero darcelo? Perché a tutti gli altri no e a noi sì? Perché avete fatto il casino cosmico. Ma non lo vedi cosa c'è là sotto? Si è scatenato l'inferno. E zeppo di televisioni. A quest'ora vi conoscono tutti. E il Russo, la questura e il sindaco non se lo possono permettere. Devono chiudere in fretta prima che a qualcun altro venga in mente di fare la stessa cosa. Sì, ma se ci danno un lavoro e noi scegliamo, chi ci dice che è vero? Appunto. Ecco. È dalle 7 di stasera che cerco di farvelo capire. E se ci dicono che ce lo danno e poi non è vero, noi facciamo qualcosa di ancora più grande. Più grande di questo non c'è niente. Non lo so, forse ha ragione Anna. Noi non siamo capaci, ha sbagliato tutto. Non sappiamo se ci dicono la verità. E se dobbiamo restare, quanto tempo possiamo resistere? Non abbiamo da mangiare a sufficienza, non abbiamo portato dei ricambi e per fare i nostri bisogni dobbiamo utilizzare i sacchetti di plastica senza nemmeno poterci lavare. Non l'avrei mai detto, soprattutto di te Ivana, stai già crollando, state già tremando di paura dopo solo 4 ore. Ma che razza di donne siete? Molte delle vostre ave hanno fatto la resistenza. 35.000 di loro erano partigiane. Dopo aver combattuto i fascisti, 21 sono entrate nella Costituente e 5 hanno contribuito a scrivere la Costituzione. L'8 marzo giriamo con quei fiorellini gialli perché nel 1908 un gruppo di operaie newyorkesi in sciopero fu chiuso dal padrone in una fabbrica e un incendio le bruciò vive! E voi, dopo solo 4 ore, rompete le scatole perché non potete farvi il bidet! Non ho detto questo! Ma vuoi o non vuoi un lavoro? Certo che lo voglio! E allora dacci un taglio! Respira, Brigida, respira! No. Respira, bene, piano piano, Brigidina, piano piano. Questa sta male. Ragazzi, stavolta ho proprio visto la morte con gli occhi. Non può più stare qua. Sono ore che non prende le medicine. Ha bisogno dell'iniezione. Non ho bisogno di niente. Mi è solo andata un po' di saliva per traverso. Non fare l'isterica. Sentite, io sarò isterica e non capisco niente di legge. Ma qualcosa mi dice che se occupo un monumento qualcuno un tantino si incazza. E se poi mentre lo fai una vecchia ti muore per mancata assistenza? Beh, allora sei ad un passo dalla galera.
Se apriamo quella porta per farlo uscire, quelli entrano, non possiamo. Ma ha bisogno di cure! No! Così muori! Ma io sono già morta! Ragazze, non mi fate incazzare. Io sono morta da 20 anni. Almeno così credevo. Perché da quando vi hanno licenziato e vi ho consigliato di salire su questa terrazza, io mi sento come non mi ero mai sentita in vita mia. Lo so che a voi sembra una stronzata, ma io sono sicura che vi ridarà un lavoro. Con me qui avete molta più possibilità, perché si sbrigheranno in fretta, vorranno chiudere prima con una vecchia moribonda in giro. Perciò lasciatemelo fare. Prendetelo come un risarcimento per tutte le giornate di merda che vi ho fatto passare in questi anni. Sono le 2:30. È la prima volta che passo la notte fuori di casa senza i ragazzi. Veramente è la prima volta che passo la notte fuori all'aperto. Ma perché? Non hai mai fatto all'amore in un campo? No, Brigida. Nemmeno da ragazza? No, Brigida. Ma che sei vissuta a fare? Chiunque nella vita ha fatto l'amore all'aria aperta almeno una volta. Io no. E io sì. Ah, finalmente qualcuno di normale. A Ostia, la prima volta che sono uscita con Andrea. Sulla spiaggia di Ostia ci sono i topi. Ma proprio non ce la fai tu ad avere un pensiero decente? No. Non c'era nessun topo. Anzi, c'era la luna che faceva una striscia d'argento sul mare. E qualcuno che aveva acceso un falò lontano. Un venticello fresco e un buon odore di frittura di paranza. E voi ci avete dato dentro? Bravi, bravi, così si fa. Io non me lo ricordo quasi più. Ah, come? Hai fatto 5 figli? Ah, un secolo fa. Però mi ricordo che mia figlia Ida è nata così. Una notte nella pineta di Fregene. C'erano gli aghi di pino che ci pungevano dappertutto a me e a mio marito. E noi ridevamo. E in lontananza c'era un jukebox con la voce di Jimmy Fontana che cantava «Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno». Ed il giorno verrà. La 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 la. 1965. C'erano ancora i dinosauri. Che ore sono? Che scocciatura però che sei. Ma perché non cerchi di rilassarti un poco? Non ce la faccio. Pensa a qualcosa che ti faccia rilassare. Ah, non ce l'ha. Non so nemmeno che cosa voglia dire. Invece sì. C'è una cosa a cui penso da quando sono qua sopra e mi fa star meglio. Cioè? La faccia di mia sorella quando avrà visto il telegiornale stasera. E allora pensa a quella di mia cognata. Ma quella è talmente stronza che avrà detto che lei avrebbe fatto di meglio. Sicuro. Io non sono pentita. Comunque vada, lo dovevamo fare. Non potrò dire di aver fatto l'amore all'aperto, ma che una volta in vita mia ho alzato la testa, questo sì, questo almeno posso dirlo. Nemmeno io sono pentita, perché se non altro ho deciso quale sarà il nome di mia figlia. Io e Andrea non siamo principi e non siamo nemmeno inglesi, perciò è stupido chiamarla Zara. Se quella che ho qui dentro è una femmina, la chiamerò Tosca. Sì, brava. Ho deciso, la chiamerò Tosca. Brava. Che c'è, Brigida? Un dolore
allucinante alla schiena. Io apro la porta. No! Ma non la vedete che non ce la fa più? Se apri la porta quelli entrano. Ma hai bisogno di cure. Questa ci muore qua, Ivana. Non ho bisogno di niente. Smettila di portare sfiga, ora mi passa. Che dobbiamo fare, Ivana? Non lo so. Perché lo chiede a me? Perché devo sapere tutte cose io? Devo andare in ospedale. Il Bleforal. Prendimi il Bleforal nello zaino. Un minuto solo e mi passa. Ivana! Ivana! Ehi, no, ragazza, non fare scherzi. Scendi subito da lì. Va bene. Hai ragione tu, Anna. Brigida deve scendere, ma io no. Quindi adesso tu apri quella porta e scendi con lei. E se nel frattempo qualcuno cerca di entrare, io mi butto giù. Sei impazzita, dico! Ivana, non fare stronzate, scendi subito da lì, è pericoloso! Linda! Fai uscire Brigida, apri quella porta e fai uscire Brigida! Tu ti sei pentita e noi lo capiamo se te ne vuoi andare, perciò apri quella porta e scendi giù con Brigida! Io non vado da nessuna parte! Io sono Brigida Battaglia, sindacalista della CGIL! Se vi dico che non da qua non se ne va nessuno, non se ne va nessuno! E voi scendete subito da lì, adesso! Porca trombetta, ma dico siete fuori di testa! Senta, signor vicequestore, se lei bussa un'altra volta io vengo di lei e le stappo il cranio, ha capito? Cos'è successo? Niente! Non è successo niente! Aspettiamo solo di scendere per andare a lavorare! Sentite, sono quasi le 3 e io adesso me ne vado. Però mi rileva un collega. Voglio dirvi una cosa prima di andare. Non da vicequestore, ma da uomo, da marito e da padre. Io lo so quello che state passando. Voi non ci credete, ma io lo so. Di situazioni come queste ne vedo ormai tutti i giorni. Solo a Roma abbiamo almeno 15 emergenze quotidiane di gente che sale sui tetti. E sti cazzi? Brigida! Non potete vincere. Non vince più nessuno così. Non otterrete niente. Perciò vi dico cosa farei io al vostro posto. Scenderei per evitare che i guai diventino ancora più grossi di quelli che già avete. Bla 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 bla. Dormiteci sopra e domani mattina aprite questa porta. Sta mentendo. Lo dice per farvi saltare i nervi. Frega niente. Non ho mai visto una cosa così bella in vita mia. Toglie il fiato. Ora ci mettiamo un po' in ordine e scendiamo. Perché? Perché è stata una pazzia. E finisce così. Abbiamo scherzato. Abbiamo passato una nottata qua fuori tanto così per gioco. È stata una pazzia, Linda. Una vera pazzia. Che incanto questo cielo! L'angelo sembra un dipinto.
freddo. Si gela stamattina. Ho fatto una fatica ad uscire dal letto. Oh, da me c'era una nebbia che non riuscivo a vedere neanche dall'altra parte della strada. E tu qua? Turno di mattina. Non eri di pomeriggio? Mattina e pomeriggio per 3 giorni di fila. Era l'unico modo per avere il 25 libero. Così muori però. Sì, ma almeno il giorno di Natale lo passo con mia figlia. È il primo che facciamo insieme ed io ci tenevo tanto. Anch'io ho il Natale libero, però lavoro a Capodanno. Io pure il 25 lavoro, però finisco alle 2. Almeno passiamo il grosso della giornata insieme ai ragazzi. Ah. Ieri ho avuto una notizia strepitosa. Ah? Mia cognata è caduta. Ah. Si è morto il bacino e non si può muovere. Così sta a casa sua. L'hai fatta cadere tu? No, però ho pregato tanto. Noi lo festeggiamo tutti da me. E quest'anno per tutti si intende tutti. 32 persone. Non so neanche dove metterle, ma lo invitate lo stesso. Io e Mauro vogliamo festeggiare. Io non ci posso credere che sia finita così. Assunto in piena regola, contratto a tempo indeterminato in un ospedale pubblico. È stato un miracolo. È stata Brigida. Mi dispiace solo che non posso passare a trovarla. Devo ancora fare tutta la spesa e con 32 persone a tavola. Nemmeno io ci riesco. Con tutti questi turni la bambina... Non importa. Ci sono andata io ieri pomeriggio. Davvero? Brava, meno male. Le ho portato una stella di Natale enorme. Se la ruberanno, perché ormai non hanno rispetto neanche per i morti. Ma io gliel'ho portata lo stesso. Hai fatto bene. Certo che hai fatto bene. Allora, auguri Brigidina. Alla tua, Brigida. Buon Natale, Brigida. Thank you.